raccontano due storie che hanno uno stesso protagonista, e questo protagonista porta il mio nome, Jonathan. Quindi da una parte c'è la storia della sua infanzia e dell'adolescenza, un altro segmento narrativo molto separato, quindi 30 anni dopo, quando appunto a questo protagonista gli compare una febbre che non va più via e si trasforma in una diagnosi, e appunto scoprirà di essere sieropositivo. E questi due segmenti narrativi si accavallano, si intrecciano nel corso del libro fino poi a congiungersi alla fine. Ha appunto una doppia ambientazione e anche una doppia collocazione temporale, quindi c'è la prima parte, diciamo, che è ambientata tra la metà degli anni 80 e gli anni 90, e la seconda, quella invece relativa alla sieropositività, si muove attorno al 2016. E invece in senso geografico spaziale, appunto, la prima parte è ambientata a Rozzano, che è un paese all'estrema periferia sud di Milano, mentre i mesi del 2016 sono ambientati a Milano. Credo che potrebbe essere sia un film che una serie, cioè sono due opzioni, due strade che trovo percorribili. Io sono un grande fan degli attori giovani e ho molto apprezzato il cast di Scam Italia, quindi ecco, quello potrebbe essere un buon punto di partenza per delineare. È proprio una notizia di pochissimi giorni fa che i diritti di Febbre del mio libro sono stati acquisiti da Cross Production.